Quale problema attanaglia il Milan? È questa la domanda che mi sto facendo da ieri. E perché comunque io il Milan, sono sincero, l'ho visto due volte quest'anno. L'ho visto nel derby contro l'Inter e non mi era dispiaciuto per niente, né come gioco né come intensità, magari ecco sicuramente poco preciso sotto porta. E l'ho visto in casa col Palermo, dove comunque nonostante la fragilità difensiva, che quella è un po' una costante, anche lì non mi era dispiaciuto per niente come cattiveria, come gioco, come velocità, come finalizzazione. Però è evidente che i numeri sono un po' impietosi. Sto leggendo una statistica dove pare che alla medesima giornata lo scorso anno Inzaghi avesse fatto meglio. Vabbè, comunque queste poi sono statistiche che lasciano il tempo che trovano. E poi, a prescindere che ieri vabbè, hai preso un gol con deviazione decisiva di Bonaventura, che tra l'altro ce l'ho anche al Fantacalcio, per cui spero non me lo calcolino come autogol. Però è evidente che il Milan gioca quasi sempre solo un tempo. Molti poi si perplimono su alcune scelte di Mihajlovic, che ancora non ha individuato forse un trequartista titolare. Sono stati provati Suso, Ondà, Bonaventura, Balotelli. Forse attualmente quello che dà maggiori garanzie è Bonaventura, che però si adatta a fare il trequartista perché comunque ha una buona presenza in zona gol, però sicuramente non ha le geometrie o l'intuizione del trequartista. E altri cambi di ruolo, non lo so, poi anche la stessa difesa con Romagnoli, che sembrava dovesse essere il salvatore della patria, invece non, forse non sta rendendo come ci si aspettava per quello che è stato pagato, e ieri è stato anche espulso. Per cui niente, volevo un attimo sentire voi sul vostro pensiero. A mio avviso Mihajlovic è un ottimo allenatore e il Milan si risolleverà. Bisogna avere un po' di fede e di pazienza. Però è indubbio che anche lui deve fare delle scelte coraggiose e puntare su un blocco. Anche perché il Milan, comunque, non facendo le coppe, secondo me deve puntare su un 11 titolare e poi su dei rincalzi.